a Danta di Cadore e in particolar modo a Santo Stefano, con tutto un versante in frana. E da qui appunto la volontà di verificare in loco i danni e poi di rimandare tutto a una riunione che faremo lunedì mattina con i due sindaci. La preoccupazione dei sindaci c'è molta. Beh, c'è sì, è soprattutto quella del governatore che ha molti fronti aperti perché quando piove, ovviamente in questa regione, ma in molte regioni, c'è poi il danno dal dissesto idrogeologico. Era una situazione imprevedibile determinata da una pioggia eccessiva. Beh, le piogge fanno la loro parte, soprattutto in montagna dove la forza di gravità porta tutto a valle. E noi diciamo che bisogna fare opere di prevenzione, prova ne sia che nel 2010 abbiamo presentato un progetto da 2 miliardi di euro che a tutt'oggi risulta non finanziato dal governo. Su tutti gli interventi in quella zona, che cosa è necessario fare? Beh, è necessario regimare le acque superficiali, portare a valle le acque senza che creino erosione, mettere paravalanghe. Rinforzi, berlinesi, palificazioni e gallerie, ad esempio anche quel progetto di galleria che propone il sindaco di Santo Stefano di Cadore è assolutamente da prendere in considerazione.